non ho mai avuto percorsi tradizionali, sono sempre stato un po' sul margine. Tutte le esperienze che ho avuto sono sempre state esperienze abbastanza estreme. Io in scena ho sempre questo uso del corpo molto forte. Sono principalmente una performer più che un'attrice di parola. Per tutti quelli per cui il teatro sono spettacolini noiosi e vecchi costumi, un cadavere senza più niente da dire nel panorama artistico italiano, per tutti quelli che dicono meglio il cinema o la televisione, quest'anno Silvia Calderoni ha vinto il premio UBU, il maggior riconoscimento del teatro in Italia, nella categoria miglior attrice under 30. Motus è una compagnia di teatro, di ricerca, che si è fondata negli anni 90. Il tuo narcisismo viene tenuto a freno da altre 15 persone, altri 15 corpi che esplodono in scena e tu sei una piccola parte di tutto questo disegno. Ed essere una piccola mattonella di un disegno penso che sia un'esperienza che dovrebbero provare tutti. Non hanno più ideali, non sanno più cosa fare, non hanno futuro, hanno solo Facebook, guardano la TV, il computer e hanno la PlayStation. Cioè, discorsi che dici no, perché non volete guardare. Noi vediamo un murales e vediamo semplicemente qualcuno che ha imbrattato un muro, no? Se tu ti fermi un attimo e cerchi di capire che cos'è quella cosa, ti si apre un mondo. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo cercato di aprire mondi all'interno di situazioni veramente al margine, perché comunque abbiamo sempre indagato nella periferia, abbiamo indagato nella periferia francese, tedesca, italiana, ma dentro questo margine ci sono delle forme di ribellione incredibili. La performance che ne è uscita si chiama X, racconti crudeli della giovinezza, quello che succede quando il teatro di ricerca scende dal piedistallo e si butta in strada, basta una videocamera. Io ti chiedo, se tu togli le minoranze, cosa rimane? Niente. Se ci penso un attimo, io farò parte di una, due, tre, quattro minoranze, dal fatto che vivo in provincia, dal fatto che okay, sono gay, dal fatto che faccio teatro di ricerca, roba, dal fatto che in banco ho 600 euro, non lo so, mille cose. La mia diversità è il mio punto di forza. E questa cosa mi fa vedere quindi il discorso della minoranza come una gran potenza in realtà. Vince questo premio con ben 30 voti Silvia Calderoni. L'ironia mi mette in difficoltà. Nell'ultimo contest, quindi Too Late, che sto portando in giro con Motus, c'è un momento in cui io dico, perché a me l'ironia fa male, anzi la odio, perché ce n'è sempre di più, troppa. La nuova ironia che brilla in tutte le facce. Per fare teatro ci vuole ironia, per fare politica ci vuole ironia, la nostra nuova camicia di forza. Siamo piene di risposte, ma le domande iniziano a scarseggiare, soprattutto le domande precise. Trovo quindi che fare un teatro che ponga costantemente delle domande sia qualcosa che in questo momento può servire. Sai Silvia, io sono andata a vedere il tuo spettacolo, no? Io non ho capito niente, però c'è qualcosa che mi è rimasto in testa, cioè ho dormito e mi sono svegliata al mattino e ancora avevo delle questioni che mi giravano in testa. Ecco, perfetto. Ti ho passato la mia malattia, perfetto. Questione di qualità, la tua presenza rassicurante ipnotica.